Insieme si può sistemare tutto!
Thank you.
Thank you.
Thank you.
avvicinare! Oh, finalmente l'ho trovato! Adesso posso morire. Bad streaming, bad, very bad. Ma il gioco è bellissimo.
Señor Duncan Wolf. Accetto la vostra generosa offerta e attendo con ansia il vostro arrivo. Se davvero siete in possesso di ciò che bramo, vi ricompenserò più che degnamente. Anche se non conosco il vostro viso, suppongo di saper riconoscere le famigerate vesti del vostro ordine. Quindi venite a Lavana in fretta. Confidando che vi accoglierò come un fratello. Sumas humilde servidor, el gobernador Laureano Torres y Ayala. Signor Walpole, vi spetta la ricompensa.
quella goletta andrà bene. Il Codoro si trova a Jackson e ora dobbiamo portare questa bagnarola fin laggiù. Il
Promete l'Havana. Sono un mercante che... Taci, filata schifosa. Presto penderai dalla forca. Signore, non c'entro nulla con la stanza. Io e la mia turma eravamo all'ancora a rifornirci d'acqua. Dammi un motivo per non farti saltare le cervelle. Oddio! You're mine! Pagherò!
qualsiasi cifra. Oddio! Oddio! Mio zucchero! Prendete pure tutto! Oddio! Mio zucchero, prendete pure tutto! Grazie a Dio, signore! Sono salvo! Io vi devo la vita! Quella è vostra. È la mia nave, sì. Ma lì giace il suo capitano. E io non so condurla per mare. Posso farlo io stesso, tranquillo. Non vorrete fuggire con la mia nave, vero? Sono Duncan. Il vostro nome, amico? Steve Bonnet. Bene, signor Bonnet. Che rimanga fra noi. Sono in missione segreta per conto di Sua Maestà il Re, Dio lo protegga, e devo arrivare a L'Avana al più presto. Ah, che sollievo, signore. L'Avana è anche la mia meta. Le strade si uniscono.
Siamo alleati, dunque. Ah, ne sono lieto. E dire che vi avevo preso per un pirata. Davvero? Già, avete un insolito modo di comportarvi. Svelto e diretto, se posso dire. Mi avete spaventato. Considerato. Si direbbe che sia stato il mio giorno fortunato, esatto? Senza barcare, mi temo che dovremmo nuotare fino alla nave. Può succederci molto di peggio. Ah, sarà difficile. Avrei dovuto togliere il cappotto. Benvenuto a bordo, Duncan. È una modesta goletta, ma è perfetta per lo scopo. Trasportare carichi dalla mia piantagione. Andrà benone. Il vento si è alzato ormai. Spieghiamo le vele, d'accordo? Ah,
sento già il vento tra i capelli. Che goduria! È un grande piacere sentire e annusare l'oceano. Profuma di opportunità. Buon modo di vederla, cioè. Riducete le vele! Forza! Aprite le vele! Le abbiamo spiegate per bene, mi pare! I marinai erano molto agitati all'idea che i pirati razziassero queste acque. Sono un pericolo, secondo voi? Lasciate solo i treni! È possibile, ma quasi tutti i pirati prediligono il canale sopravento fra Cuba e Spagnola. Aprite le vele, ci muoviamo! No, chiaro. Sì, è uno stretto frequentato. Ma non mi preoccupo di essere assalito dai pirati. La mia nave è piccola e non trasporto nulla di valore. Canna da zucchero, derivati, melassa, rum, questo genere di cose. Aprite i travi! Voglio ogni metro di vela! Non esiste pirata al mondo che direbbe di no a un barile di rum. Beh, sì. Sì, suppongo sia vero. Aprite tutte le vele! Via i coltellacci! Aprite le vele, forza!
Andiamo via dal vento! Datemi velocità! Su, salite! Via tutte le vele! Alle drizze! Prendiamo il vento! Togliete le vele e cazzatele al vento! Togliete vento! Aprite i trevi! Muoversi! Ammainate le vele! Piegate le vele al vento! Gabbie! Velacci! Contro velacci! Tenetevi forte!
sa che ho sbagliato. Thank you.
Tutte all'impatto! Voglio tutte le vele! Reggetevi forte! Chiudete gabbie e controvelaggi! Non ce l'ho fatta. Capitano nato, Duncan. Ho imparato i trucchi del mestiere tempo fa. 2 anni di esperienza come corsaro. Dio mi fulmini! La vostra è una vita avventurosa, se posso dire. Ricca di avventure. Che invidia! Ho visto un buon numero di stranezze, sì. Ottimo lavoro. Prometti bene. Va bene, calma ora. Eccoti qui. Bentornato. Bene, i valori sono buoni. Speriamo di non averti fuso il cervello. Muovi la testa e guarda le luci, proprio qui. Guarda su.
Ci siamo. In giù. Fin qui va bene. Ora tirati su. Bene, benvenuto al progetto Campione 17. Prima di cominciare, ti servirà questo. Ci siamo. Prova, prova, un, due, tre. Ehi, bonjour. C'est bon? Funziona? Ok, facciamo un giro. Dal file risulta che hai già esperienza coi ricordi, ma non a questo livello. Resterai sorpreso. Sei molto bravo. Il flusso di dati è già stabile. Notevole, vero? Questa struttura ha a malapena 6 mesi, ma l'Abstergo Entertainment ci sta lavorando da alcuni anni, dal 2010. Il campione 17 deve avere qualche antenato giapponese. Penso che la madre di sua nonna materna fosse asiatica. Hai visto Liberation? Il primo titolo prodotto dal Team Animus. Quella era solo la punta dell'iceberg. Presto presenteremo i nuovi server Animus in tutti i paesi del mondo. E offriranno esperienze passive, certo. Varianti modificate della storia, ma solo le parti divertenti. Skyrim now. Ma che schifo.